Kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing veloce come promesso su Facebook. Ecco qua l'unboxing appunto di Alien Anthology, edizione 35esimo anniversario. Questa è la collector più completa, diciamo, dell'ultima uscita. Poi ci sono anche altre due versioni di questo 35esimo anniversario. C'è la versione base con solo il film e il fumetto, se non sbaglio. Poi l'edizione limite con qualcosa in più, e questa qua è la più completa. E adesso andremo a vedere il contenuto. Costa 35€, veramente regalata per i fan di Alien. Io pensavo molto di più. Dietro ci viene detto cosa contiene appunto questa edizione da collezione dei film. Ma senza perderci troppo in chiacchiere, sfiliamo il cartoncino e guardate che razza di figata la confezione esterna, ovviamente è in cartoncino e ricorda un casino, cioè anzi è stata fatta appunto per ricordare la porta, le porte automatiche della Nostromo, della navicella. Guardate che razza di figata, vedete? Si sfila proprio a modi porte della navicella. Sfiliamola in questa maniera, mettiamo da parte un attimo il cartoncino. Allora, come prima cosa abbiamo i quattro poster, i mini poster anzi dei film. Questo è il primo, se non sbaglio, sì, Alien, guardate che razza di figata. Poi abbiamo il secondo, che dovrebbe essere Aliens, appunto, che è, eccolo qua. Cioè, queste proprio sono le locandine dell'epoca per pubblicizzare il film, appunto, nei cinema e roba così. Poi abbiamo Alien 3, stupenda anche questa. E per finire, sempre se non spacco qualcosa, abbiamo Alien 4. Dov'è? Dai. Sì, Alien 4. Poi troviamo una pubblicità, ovviamente, del gioco Alien Isolation, quello appena uscito per Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 e tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Adesso arriva il bello, che qua abbiamo delle cartoline. Adesso ve le faccio vedere nel dettaglio, che sono veramente fantastiche. Guardate che roba, straordinarie, che mostrano ovviamente gli xenomorfi. Wow, questa fa parte del primo film, lo ricordo, mamma mia, davvero belle, sono 8 in totale. Poi abbiamo ragazzi una cosa strafiga, il fumetto di Alien, davvero straordinario, ovviamente tutto quanto a colori. Poi guardate che roba, vedete le varie scene del film. Cavolo, ha tante pagine. Che razza di figata. Per un vero appassionato questo è il plus ultra. E per finire abbiamo questo cofanetto tutto quanto sbrilluccicoso e pieno di ditate che ci mostra l'universo, davvero fantastico, che si apre a modo di libro e contiene ovviamente i film in Blu-ray della saga. Cioè abbiamo Alien 1, non so se si vede, sì, dovrebbe vedersi, Alien 1, Alien 2, anzi Aliens, sì, che sarebbe Alien 2, Alien 3, e ovviamente Alien la colazione, che sarebbe l'ultimo film. E in più, se questo non bastasse, abbiamo 60 ore di contenuti extra divisi in due Blu-ray che contengono appunto scene tagliate, dietro le quinte, errori, backstage, interviste, commento del regista, commento dei disegnatori e qualsiasi altra cosa. Ed eccoci alla fine di questo velocissimo unboxing ragazzi. Come potete vedere, questa confezione contiene il mondo. Per gli appassionati è assolutamente da avere, soprattutto per il prezzo, cioè 35€, cioè regalato sul serio. Ripeto un po' il contenuto della confezione: abbiamo un cofanetto che racchiude tutte quante queste robe qui a forma di porta della Nostromo, della navicella appunto di Alien. Poi abbiamo quattro mini poster con le locandine reali dei film, abbiamo delle cartoline esclusive di Alien appunto, abbiamo il fumetto e immancabile ovviamente i quattro film della serie in Blu-ray, dunque non in DVD o roba del genere, e altri due Blu-ray contenenti 60 ore di extra, dietro le quinte, interviste, errori eccetera eccetera. E che dire ragazzi, un pollice in su è sempre gradito, preferiti se volete, lasciate un commentino qua sotto che mi fa sempre piacere, e al prossimo video!